18 novembre, festa della dedicazione delle basiliche di San Pietro e San Paolo a Roma. Sappiamo che Roma è la città eterna, è la città che era il centro dell'impero romano e verso il centro dell'impero romano, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, erano tese tutte le azioni, i viaggi missionari, tanto dell'Apostolo Pietro quanto dell'Apostolo Paolo. E proprio a Roma Pietro e Paolo diedero la loro vita. San Pietro, lo sappiamo, crocifisso come il suo maestro divino sul Colle Vaticano, con la testa in giù, e lì fu costruita poi da Costantino la prima basilica costantiniana di San Pietro, poi abbattuta nel 1500 per far posto all'attuale Basilica di San Pietro, che è uno dei capolavori dell'architettura e della spiritualità e dell'arte del mondo intero, di tutta la storia. Invece San Paolo fu martirizzato alle Tre Fontane, l'attuale Eur, l'attuale quartiere Eur di Roma. Le Tre Fontane che, secondo la tradizione, scaturirono nei tre punti dove la testa recisa, perché San Paolo da cittadino romano non fu crocifisso ma fu decapitato, e secondo la tradizione appunto questa testa recisa fece tre salti, toccò in tre punti la terra, e in quei tre punti, secondo una pia tradizione, sono sorte Tre Fontane, quindi alle Tre Fontane, e lì fu costruita la Basilica di San Paolo fuori le mura, perché era fuori delle mura che anticamente circondavano la città di Roma. Adesso naturalmente è inglobata quella zona nella città di Roma. Ebbene, le quattro basiliche della Roma immortale sono appunto la Basilica di San Pietro, la Basilica di San Paolo, la Basilica di San Giovanni in Laterano, la cui commemorazione si festeggia il 9, abbiamo festeggiato il 9 di novembre, e che è la chiesa matrice di tutte le chiese dell'Urbe, cioè di Roma, e dell'Orbe, cioè del mondo, e della Cattedrale del Papa, la Cattedrale di Roma, e poi la chiesa di Santa Maria Maggiore, abbastanza vicina a San Giovanni in Laterano. La separa da San Giovanni in Laterano solo via Merulana, dove è conservato la mangiatoia dove è stato deposto Gesù alla sua nascita a Betlemme, e dove c'è l'icona antichissima di Maria Salus Populi Romani, icona amatissima da Papa Francesco. Allora, mentre Santa Maria Maggiore si ricorda la dedicazione il 5 di agosto, detta anche la Madonna della Neve, mentre San Giovanni Laterano, abbiamo detto, il 9 novembre, insieme si ricordano San Pietro e Paolo, le due basiliche di San Pietro e di San Paolo, così come i Santi Pietro e Paolo si festeggiano insieme il 29 giugno, non perché siano morti insieme, ma perché sono i due principi degli apostoli, i due apostoli più grandi, e i due apostoli che rappresentano i due aspetti della Chiesa, l'aspetto istituzionale, Pietro, l'aspetto carismatico, Paolo, il pescatore di Galilea, divenuto principe degli apostoli, e il dottore delle genti, che ha percorso in lungo e largo l'ecumene, cioè il mondo di allora, l'impero romano, per diffondere la parola della grazia, e attirare lo sguardo di tutti i credenti verso l'opera compiuta da Cristo per la nostra redenzione, che aveva soppiantato le opere della legge come strumento di salvezza per coloro che credono. Santi Pietro e Paolo, pregate per il Papa, pregate per la Chiesa, pregate per la Chiesa romana, pregate per la romanità della Chiesa, perché non venga smarrita. Non venga.